giorno del dolore, il venerdì santo che ricorda la caduta, il buio del cielo e la morte violenta di Cristo, come sottolinea nella sua omelia padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia, durante la celebrazione della Passione del Signore presieduta da Papa Francesco nella Basilica Vaticana. Morte violenta come quella dei 38 cristiani copti uccisi in Egitto o dei bimbi siriani strappati al futuro. Eppure, a distanza di 2000 anni, ancora si ricorda la fine di Gesù sulla croce, che è, afferma il francescano, il no definitivo, irreversibile di Dio alla violenza, all'ingiustizia, all'odio, alla menzogna, al male. È il sì all'amore, alla verità e al bene. Una croce che non è un simbolo, ma una realtà in atto, viva e operante, la speranza di trasformare il cuore di tenebra in un cuore di carne. Cuore di pietra è il cuore chiuso alla volontà di Dio e alla sofferenza dei fratelli. Il cuore, per esempio, di chi accumula somme incalcolabili di denaro e resta indifferente alla disperazione di chi non ha un bicchiere d'acqua da dare al proprio figlio. E anche il cuore di chi si lascia completamente dominare dagli istinti della carne, fino ad uccidere o a condurre una doppia vita. Per non restare con lo sguardo sempre rivolto all'esterno, agli altri, diciamo più concretamente, è il nostro cuore, nostro di ministri di Dio o di cristiani impegnati, se viviamo fondamentalmente ancora per noi stessi e non per Gesù Cristo. Sono le cadute dell'uomo, le guerre, le miserie ad essere consegnate a Gesù sotto la croce. Questo è il filo rosso che guida le meditazioni della Via Crucis scritte dalla biblista francese Anne-Marie Pelletier. Nelle 14 stazioni al Colosseo si ripercorre il cammino di Cristo fino al Golgota, fino a quei due legni intrecciati al quale ogni anno torniamo a te, dice il Papa nella sua intensa preghiera recitata al termine della Via Crucis, con gli occhi abbassati di vergogna e con il cuore pieno di speranza. Vergogna per il sangue innocente che quotidianamente viene versato di donne, di bambini, di immigrati e di persone perseguitate per il colore della loro pelle oppure per la loro appartenenza etnica e sociale e per la loro fede in te. Vergogna per i tradimenti, per il silenzio dinanzi alle ingiustizie, per gli scandali nella Chiesa ferita e speranza nella misericordia del Padre, nella croce che trasforma i cuori induriti in cuori di carne, capace di sognare, di perdonare e di amare. La speranza che la schiera di uomini e donne fedeli alla tua croce continua e continuerà a vivere fedeli come il lievito che dà sapore e come la luce che apre nuovi orizzonti nel corpo della nostra umanità ferita. Al Signore il Papa chiede il perdono, di spezzare le catene del nostro egoismo, della vanità e dei calcoli mondani. O Cristo, ti chiediamo di insegnarci a non vergognarci mai della tua croce, a non strumentalizzarla, ma di onorarla e di adorarla, perché con essa tu ci hai manifestato la mostruosità dei nostri peccati, la grandezza del tuo amore, l'ingiustizia dei nostri giudizi e la potenza della tua misericordia. Amen.